Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea. Così inizia il capitolo 19 del Vangelo secondo Matteo. Riconosciamo un tipico versetto di transizione, una nota redazionale con cui l'Evangelista fa notare che il discorso ecclesiale del capitolo 18 è finito e inizia l'ultima parte, l'ultima narrazione dei fatti prima della passione che precede l'ultimo grande discorso, quello escatologico. Rapidamente, seguendo i capitoli... 18, 19, 20, 21, 22, notiamo come l'Evangelista Matteo abbia seguito, grosso modo, lo schema dell'antica predicazione, testimoniato dal Vangelo secondo Marco, e abbia ridotto al minimo il racconto del viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, ma Notando questo spostamento importante, l'arrivo a Gerusalemme crea una particolare tensione. All'inizio del capitolo 21 Matteo racconta, secondo il modello tradizionale, l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme. Le folle accorrono e lo riconoscono come Messia, lo acclamano come l'erede di Davide, sperano che lui sia il restauratore della monarchia. Pongono in lui una fiducia terrena, una speranza di autonomia politica, amministrativa, di una rivincita contro i romani invasori e oppressori. Gesù arriva con un gesto simbolico, intenzionalmente manda a cercare un asinello e arriva in groppa a questo semplice animale di campagna, tutt'altra figura rispetto al generale, al condottiero militare che arriva sul cavallo bianco da trionfatore. Arriva come un contadino, come una persona semplice, arriva imitando un detto del profeta. E Matteo, che è particolarmente attento alle tradizioni bibliche dell'Antico Testamento, lo esplicita con chiarezza. Questo avvenne, scrive, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Non dice che è Zaccaria, ma noi lo sappiamo, e riporta alla lettera il testo di Zaccaria 9,9. Dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. È il tuo re ed è mite. È un aggettivo che piace particolarmente a Matteo. Lo adopera nella beatitudine: beati i miti, perché erediteranno la terra. Lo adopera per qualificare Gesù quando dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ora, attraverso la frase di Zaccaria ripropone il re messianico come persona mite, non combattiva, non violenta, non arriva come un generale militare, non è il re che il popolo si aspetta, non è il capo rivoluzionario, non è colui che organizza la ribellione contro Roma. È il re mite mansueto, seduto su un asino. Il re sull'asino è un programma, una immagine che deve colpire e comunicare uno stile nuovo. Gesù quindi in qualche modo accetta il riconoscimento messianico delle folle perché Egli è effettivamente il Messia ma con quel gesto provocatorio dell'asinello contesta una mentalità di potere, di forza, di guerra e di violenza. In fondo il suo arrivo a Gerusalemme contesta la situazione e l'acclamazione di quel momento iniziale lascia presto lo spazio ad uno scontro. Nei giorni seguenti, narra l'Evangelista, Gesù si trova nel Tempio a discutere con i maestri, le autorità religiose di Israele e nel portico di Salomone, un lungo porticato che costeggiava tutto il lato orientale della spianata del Tempio, dove si riunivano le varie scuole con i maestri e i discepoli di vari gruppi, Gesù si intrattiene a discutere di teologia, di diritto canonico con queste autorità. Fra le varie questioni che vengono poste a Gesù, la tradizione, testimoniata soprattutto da Marco, riportava una parabola quella dei vignaioli omicidi. Lo stesso schema segue anche Matteo, riporta questa parabola, ma ne aggiunge altre due. E questo è un elemento importante. L'Evangelista Matteo, pur seguendo lo schema tradizionale dei sinottici, integra il suo materiale con altri testi. Così la parabola del rifiuto quella dei vignaioli omicidi, si triplica e diventano tre parabole del rifiuto. Ne mette una prima, quella dei due figli, e una dopo, quella degli invitati al banchetto, e costruisce attraverso queste tre parabole una specie di tragica storia della salvezza, segnata purtroppo dal rifiuto di qualcuno. Iniziamo dalla parabola dei due figli, che troviamo al capitolo 21, a partire dal versetto 28. Come ogni parabola è una provocazione, un invito al dialogo, alla risposta alla presa di posizione da parte degli ascoltatori. E di fatti Gesù inizia con una domanda: "Che ve ne pare? Ditemi la vostra, formulate un giudizio su quel che vi sto raccontando". Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia" ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso ed egli rispose: "Sì, signore, ma non vi andò". Due figli rispondono in modo diverso e agiscono in modo diverso. Non sono coerenti nessuno dei due. Le azioni non corrispondono alle parole. Uno dice no, non ne ho voglia, ma poi si pente e va a lavorare. L'altro a parole dice sì signore, ma non va a lavorare come gli ha chiesto il padre. Questa è una piccola scena di vita familiare, un'esperienza abbastanza comune. È chiaro che Gesù la caricata di una valenza teologica importante e chiede a queste autorità chi dei due ha compiuto la volontà del padre in mezzo a questa differenza dove sta la realizzazione del progetto e gli rispondono il primo. Quello che anche se a parole aveva rifiutato, di fatto poi ha lavorato come il padre gli aveva chiesto. E Gesù disse loro, in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È una parola dura che è rimasta impressa in molti ascoltatori del Vangelo. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. Ma a chi lo dice? Lo dice a delle autorità di Israele, a persone che non hanno accolto la predicazione di Gesù. Anzi, nel seguito precisa che la predicazione non accolta è quella di Giovanni Battista. Prima di Gesù, Giovanni venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto voi, autorità di Gerusalemme. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Loro hanno cambiato, non sono rimasti pubblicani né prostitute. Hanno cambiato, hanno capito che stavano sbagliando e ascoltando il profeta Giovanni hanno cambiato vita. Voi al contrario avete visto queste cose? Ma poi non vi siete nemmeno pentiti per credergli. A voi quella parola non è servita a niente. Avete detto di sì, ma non avete fatto. Per cui nel regno di Dio entrano quelli che accolgono. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti non perché sono pubblicani o prostitute, ma perché accolgono e hanno cambiato. Mentre ci può essere qualcuno che rimane indifferente e dà l'impressione di avere accolto tutto il messaggio, ma nella sua vita non cambia niente, il rifiuto tiene fuori. Prima parabola seguita da dalla seconda, quella centrale dei vignaioli. Una parabola che dimostra una notevole abilità di Gesù come narratore, perché una valida parabola deve spiazzare l'ascoltatore. Chi ascolta, cioè, non deve rendersi conto di dove va a parare chi racconta la storia. E rimane sorpreso di essere lupus in fabula. Non se ne rende conto di essere lui il protagonista del racconto. Dipende dall'abilità del narratore. Far sì che chi ascolta non ci si ritrovi da subito perché, se capisce troppo presto che si riferisce a sé, si, si difende nasconde e la parabola non funziona dunque Gesù racconta una storia di operai ribelli contadini che avevano in affitto una vigna e non volevano pagare l'affitto diremmo noi oggi avevano un contratto eh, da mezzadri grosso modo e dovevano versare una certa quantità di prodotto al padrone. Gesù racconta la parabola alle autorità di Gerusalemme, aristocrazia sacerdotale fatta da latifondisti, ricchi proprietari terrieri. Loro avevano molte vigne in Galilea e loro avevano dei problemi con contadini talvolta ribelli. Gesù racconta di un signore che pianta una vigna, la dota di tutte le attrezzature necessarie, la dà in affitto a dei contadini e parte perché abita altrove. Quando è il momento di ritirare il raccolto manda i suoi amministratori, i contadini si ribellano, non vogliono pagare. Gli altri amministratori inviati vengono picchiati, bastonati, addirittura uccisi. Quell'uomo manda il proprio figlio, rischiando seriamente. Pensa che avranno rispetto del figlio. No, quei contadini uccidono il figlio e lo buttano fuori della vigna. La parabola termina con una domanda. Gesù chiede a quelle autorità, ricchi proprietari terrieri, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Loro, inevitabilmente, si sono immedesimati nel padrone della vigna e pensano che Gesù stia difendendo i contadini della Galilea. E voglia far dire loro che bisogna perdonare a queste persone di campagna che si ribellano, che non vogliono pagare gli affitti. E quindi sono convinti di dargli addosso rispondendo, quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo hanno formulato la sentenza, ma è una sentenza di autocondanna. Non se ne sono accorti di condannare se stessi. E Gesù commenta, avete ragione. È proprio così che bisogna fare. Una cosa però non avete capito, quei malvagi assassini siete voi, non siete i padroni. Il padrone è il Signore. Voi siete gli operai in quella vigna e voi avete rifiutato gli inviati di Dio e state progettando di ammazzare il figlio. Questa è una parabola che i teologi chiamano di Cristologia implicita. Cioè attraverso questa immagine Gesù sta... Dicendo di essere il figlio. Lui è il figlio del padrone. Ed è inviato per ultimo, come vertice della missione, ed è consapevole che sta andando incontro alla morte. Lo prenderanno e lo butteranno fuori della vigna, convinti di impadronirsi di tutto per portare a compimento la loro rivoluzione. A questo proposito viene applicato il versetto di un salmo famoso utilizzato nelle processioni a Gerusalemme. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù adopera questo versetto per annunciare il capovolgimento pasquale. Voi avete buttato via la pietra, il figlio Gesù, scartandolo, ma Dio lo ha scelto e lo reintegra e lo mette come pietra di fondamento per la costruzione del nuovo Tempio. L'avete detto voi, è quello che capiterà, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato il ad un altro popolo che ne produca i frutti. Il rifiuto di queste autorità, non di tutto Israele, di una parte, è un gruppo di capi che si chiude, rifiuta Gesù e lo condannerà a morte e perderà il controllo, perderà la guida il compito di essere pastore di Israele. Il regno di Dio, la vigna, verrà affidata a un altro popolo, a tutti i popoli, Israele compreso, purché accolga il progetto di Dio. La terza parabola del rifiuto è quella degli invitati al banchetto nuziale che Matteo ha particolarmente rielaborato in chiave allegorica. Non è semplicemente una cena, ma è una festa di nozze che un re prepara per suo figlio. Gli invitati non accettano l'invito, non solo, ma bastonano o uccidono quelli che Portano l'invito per le nozze, bastonano e uccidono i postini che consegnano la partecipazione di nozze, è un'esagerazione. Sono i messaggeri del banchetto che è pronto, che vengono rifiutati e uccisi. Possiamo riconoscere in questa terza parabola quello che capiterà agli Apostoli. Nelle tre parabole Matteo ha in qualche modo schematizzato la storia della salvezza in tre fasi. Prima di Gesù, Giovanni Battista e tutti gli altri profeti sono stati rifiutati. Gesù come figlio è stato buttato fuori dalla vigna. Quelli che porteranno dopo Gesù l'annuncio del banchetto dicendo tutto è pronto, venite alla festa, verranno rifiutati e a loro volta anche uccisi ed eliminati. È una situazione che si ripete, si è ripetuta nel passato, ha avuto il vertice in Gesù, purtroppo si ripeterà anche in futuro. E un particolare importante aggiunge ancora nel finale, i primi invitati non accettano l'invito, entrano tutti gli altri, buoni e cattivi. Matteo sa bene che nella Chiesa non ci sono solo i buoni. La Chiesa purtroppo comprende al proprio interno anche delle persone non convinte, che si comportano male. Questo atteggiamento è raffigurato da colui che non aveva l'abito nuziale. Allegoricamente indica una vita coerente. Il re scende al banchetto e vede quello che non ha l'abito la, nuziale e gli dice amico, non è Filos, è un altro termine greco che ha un tono abbastanza duro, ehi hey, tu amico, non è un segno di affetto, ma chi ti credi di essere, cosa sei venuto a fare? Come hai osato entrare qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolisce, non ha niente da dire. Il messaggio è che non basta entrare nella chiesa per essere sicuri di essere salvi. Dalla sala del banchetto si può essere buttati fuori se non c'è coerenza di vita, se non c'è una esistenza piena delle opere evangeliche. Il fatto di essere entrati non è garanzia sufficiente. Legategli mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre: là sarà pianto e stridore di denti perché molti sono chiamati. Chiamata è la moltitudine, ma gli eletti, quelli che accettano veramente, purtroppo sono pochi. Il rischio del rifiuto continua nella Chiesa ed è un problema serio che la comunità di Matteo stava vivendo.